possiamo iniziare questo dibattito, che, di cui siamo veramente orgogliosi. È uno dei dibattiti, ma forse il dibattito più importante della Bright Night 2023, che si svolge all'insegna del tema essere umani. E dunque questo dibattito, che si intitola Umanizzazione delle cure, non solo macchine ma anche persone, ci onora particolarmente e ci onora tantissimo la presenza di ricercatori di grandissimo valore che discuteranno su questi temi, coadiuvati da Viola Carignani, e sperando che ci sia anche un buon coinvolgimento da parte del pubblico, per cui vi invitiamo a fare domande, intervenire, comunque seguire le indicazioni della nostra Viola, ma noi crediamo che questo tema sia un tema centrale per il futuro della ricerca, e quindi siamo veramente orgogliosi di avere organizzato questo dibattito. E non rubo altro tempo, ringrazio tutti i presenti, ringrazio tutti gli speakers, ringrazio il magnifico rettore che è presente ad assistere, e quindi vi cedo volentieri la parola. Grazie. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Intanto vorrei dare un'anticipazione, penso che il rettore sarà contento, perché abbiamo parlato nelle nostre riunioni per metterci d'accordo su come gestire questo dibattito, abbiamo parlato di questa importanza di saper relazionarsi con i pazienti e con le famiglie dei pazienti, perché per i cittadini è molto importante, per chi è malato è molto importante, per le famiglie che devono sostenere chi è malato è molto importante. Nel percorso di formazione di un medico, purtroppo fino ad oggi non esiste un corso specifico che aiuti il medico a rapportarsi con l'altro, perché certe volte abbiamo la sensazione che il medico sia il meccanico che cura quel pezzetto del nostro corpo, ma che non tiene conto di quello che è l'insieme, di quella che sono tutte le emozioni che uno può provare nel momento in cui attraversa una malattia. E allora le novità sono che l'Ordine dei Medici di Siena, che ha come presidente il segretario nazionale delle Federazioni dei Medici, Roberto Monaco, sta già lavorando al Ministero insieme all'Ordine degli Psicologi, per l'appunto, proprio per cercare di migliorare e di dare una svolta, anche perché oltre a doversi relazionare con noi, i medici hanno bisogno anche di trovare un momento per loro, perché anche per loro non è facile avere a che fare con il dolore, con la morte tutti i giorni, e quindi anche loro hanno bisogno di capire quale tipo di supporto necessitano per poter essere sempre pronti a curarci e ad essere meravigliosi come noi vorremmo. Dunque, partendo da questo presupposto, qui ci sono tantissime belle cure, ci sono dei medici e non medici che sono molto moderni nel loro approccio alla medicina e soprattutto nel loro mettere al centro l'uomo, come se fosse dentro il cerchio di Leonardo da Vinci, quindi la figura umana, sempre più umana, e loro sono tutti medici che si stanno che sono all'avanguardia da questo punto di vista e stanno sperimentando come fare per riuscire ad essere migliori e a far sentire tutti meglio. Io direi di cominciare dai più piccoli. Sei pronto? Volentieri. Allora, io inizierei dai più piccoli, perché qui abbiamo un medico che si occupa dei bambini. Si occupa dei bambini e si occupa del dolore dei bambini. Quindi ci sono delle novità importanti, perché qui la ricerca ha fatto qualcosa di nuovo e l'ha fatto proprio a Siena. Il titolo del suo intervento è La saturazione sensoriale contro il dolore del bambino. Io nella riunione ho detto: posso chiedere una cosa? Che vuol dire la saturazione sensoriale? Non lo so. E allora spieghiamo questa cosa e qual è questa ricerca e quello
che di nuovo c'è per i più piccini. Sì, perché grazie intanto, grazie per intanto tutta Carlo Valerio Beglieni, Carlo Valerio Beglieni. Esattamente. Grazie per questa bella organizzazione. Dunque, per i bambini la questione è questa, che la prima cosa che sembra strana è che finalmente è stato riconosciuto che sentono il dolore e che non sembra tanto, cioè che sembra strano che sembri strano, nel senso che uno lo dà per scontato, invece ufficialmente fino alla fine del secolo scorso non si riconosceva che i bambini, almeno i neonati, sentono il dolore e addirittura, adesso ve lo dico così tanto ormai è acqua passata, non noi ma nel mondo si facevano interventi chirurgici senza anestesia ai bambini neonati e questa è una cosa riconosciuta, terribile. Venne poi nel 1987 un grande collega, Sunny Anand, che fu il primo che pubblicò su New England le prime scoperte sul dolore dei neonati e disse: ma accidenti, se sentono un dolore, piantatela di comportarvi come se fossero dei pezzi di legno. Perché la mentalità è quella di dire: se non riesci a ribellarti a parole, allora non hai diritti. E quindi ne vanno di mezzo i bambini, ne vanno di mezzo le persone con disabilità mentale, le persone in coma, eccetera, eccetera. Detto questo è stato già il primo passo che lentamente si è compiuto e in tutto il mondo, forse, spero, ci siamo arrivati a superare questo disastro. Il passo, quello di Siena, è stato il fatto di poter vedere tanti anni fa, ecco, ve la dico in un minuto, ma così raccontandola come una piccola storia, in un momento di fatica e di grandi difficoltà nella neonatologia con i reparti di questi bambini piccoli, prematuri, che si muovono a difficoltà, vedendo della, cioè, questi bambini a quell'epoca venivano completamente isolati dalle mamme, stavano nell'incubatrice e non potevano avere contatti con le mamme le rivedevano dopo un mese. Allora provai a vedere se tenendoli in braccio, culandoli, accarezzandoli, succedeva che cosa, e si vedeva che si rilassavano. Rilassandosi, allora ho detto: ma andiamo a vedere in letteratura che cosa dicono. E c'erano i primi studi che facevano vedere che dare un po' di zucchero in bocca al bambino faceva sentire meno dolore e faceva un po' rilassare. Provate a dare lo zucchero in bocca. Zucchero in bocca, sì, però effettivamente si rilassava, sentiva meno dolore. Però, dico, vogliamo vedere di dimostrarlo se questo è vero oppure no, è una sensazione oppure no. In realtà lo zucchero in bocca da solo non bastava. Allora abbiamo cominciato a mettere insieme una serie di manovre di massaggio, di distrazione, compreso lo zucchero in bocca, e per mesi e mesi ho registrato, prima con la video, con l'audiocassetta, poi andando tutte le notti a vedere quando facevano i prelievi ai bambini, a registrarli ovviamente con il permesso delle mamme, quando venivano fatti questi interventi, per vedere quanto dolore sentivano. C'erano delle scale per valutare. Alla fine è venuto fuori questo fatto di questa saturazione sensoriale, cioè il fatto di capire che se noi diamo più stimoli al bambino, degli stimoli dolci, zucchero in bocca, le carezze, la distrazione con le parole della mamma, il profumo, si attivano due vie. Uno, adesso detto in maniera difficile ma insomma tecnica, uno, vengono prodotte delle endorfine, due, viene attivato un blocco nel midollo spinale dove lo stimolo, le fibre dello stimolo tattile bloccano le fibre dello stimolo doloroso. A quel punto il bambino non sente più il dolore e siamo riusciti a fare in maniera che con questo sistema, misurato e rimisurato, pubblicato in tante riviste e pubblicato anche da altri colleghi all'estero, hanno fatto altri studi su questa roba, ci hanno fatto tesi di laurea, congressi eccetera, il bambino nei momenti del prelievo del dolore non sente il dolore. E questo è interessantissimo, perché il bambino piccolo, più è piccolo, più a parità di stimolo sente il dolore. Se a me mi pungono un dito sento un dolore X, se pungo di solito il tallone si punge al neonato, sento un dolore 100X, e questo 100X gli può dare poi dei problemi a lunga distanza. Pensate che nel bambino neonato, anche questa qui è una cosa che deve finire, normalmente in letteratura viene descritto che quando viene ospedalizzato, perché ha dei problemi, è prematuro, deve starci tanto, subisce una media di 12 interventi dolorosi al giorno,
che se lo facessero un adulto il personale sarebbe denunciato. Purtroppo questa è la normalità delle cure del bambino piccolo, che invece deve migliorare. Per cui qui a Siena stiamo cercando in tutte le maniere di migliorare, e la prima cosa è non provocarlo il dolore. Prima di andarglielo ad attenuare dobbiamo vedere di non farglielo. Ma il problema fondamentale è quello di dire: noi dobbiamo renderci conto che ci abbiamo di fronte un paziente, non abbiamo di fronte un bambolotto che non sente niente soltanto perché non sa dire accidenti, mi stai facendo male. Perché la mentalità un po' è questa oggi, l'idea che uno è persona soltanto se può far valere i suoi diritti, se non li puoi far valere non sei persona. 2 anni fa c'era sul Lancet, e finisco, un editoriale che diceva: e le persone con disabilità mentali sono invisibili al sistema sanitario nazionale, perché ormai i medici sono diventati in gran parte incapaci di stare accanto a chi non si sa esprimere correttamente, perché li vedono per la prima volta quando arrivano in ospedale, non li conoscono, non si fidano dei genitori. Quindi ecco, abbiamo fatto questa cosa studiata, approfondita, pubblicata, è entrata nelle linee guida delle società di neonatologia di tutto il mondo, e io di questo sono molto contento e presumo anche i bambini lo siano. Grazie. A me ha colpito molto questa ricerca, perché, anzi no, questo va di qua. Quindi questo ha colpito molto questa ricerca, perché ho pensato che una cosa così semplice come lo zuccherino, no? Quando si dice si dà uno zuccherino e sembra una cosa negativa, in realtà da lì è partito tutto uno studio per capire un'attenzione particolare, perché i bambini piangono, chi se ne frega, si va oltre, su non è niente, e punture. Allora, invece passiamo all'ala destra, questa professoressa che ha cambiato completamente quello che è il suo reparto all'ospedale, al nostro policlinico delle Scotte, Monica Bocchia, perché anche lei ha messo in riga tutti quelli che lavorano con lei. Lei vuole che lavorino tutti in un certo modo, e quindi vuole che l'umanizzazione delle cure sia proprio al centro. Non sappiamo dove trovi il tempo di dedicarsi così tanto ai suoi pazienti, perché c'ha pure una famiglia, c'ha dei figli, quindi avrà bisogno poi di un forte supporto, credo, psicologico, perché poi uno non può morire per il suo lavoro, no? Quindi, però ecco, c'è veramente una presa in carico dei suoi pazienti molto diversa rispetto a quella che c'era anni fa. Monica Bocchia si occupa delle malattie del sangue e della donazione poi del sangue, la ricerca eccetera, e ha a che fare con giovanissimi ai quali magari deve dire tra 2 mesi non ci sarai più. Quindi comunque è un lavoro molto faticoso e molto doloroso, Bocchia. Sì, abbastanza, però anche molto bello, perché ti dà la possibilità magari di lasciare anche un'impronta di quello che fai nella vita delle persone. Parlare di ricerca e umanizzazione delle cure non è sempre semplice, perché la ricerca è abbastanza sterile, astratta, no? E quindi il mio intervento vuol far capire come dalla ricerca pura si possa veramente arrivare all'umanizzazione. E la ricerca adesso, il termine umanizzazione nella ricerca è personalizzazione delle cure. Cioè, noi stiamo, tutte le branche della medicina, ma l'ematologia in particolare, che si occupa per esempio di leucemie, sta cercando sempre di più non di curare la malattia, la leucemia, ma di curare la leucemia di quel singolo paziente, quindi di studiare le caratteristiche di quel singolo paziente proprio per arrivare a dare la cura più personalizzata. E questo noi l'abbiamo fatto attraverso la ricerca, per esempio, delle cellule madri della leucemia, che dire madri sembra un buon nome, in realtà per la leucemia sono molto cattive, che si nascondono alla fine dei trattamenti e che sono poi responsabili della fuoriuscita nuovamente della malattia.
conoscerle, quindi sono cellule staminali maligne, diciamo, conoscerle molto da vicino nel momento della diagnosi, quindi andare a studiarle nei minimi termini, ci permette poi in quel paziente di andarle a ricercare e, se ce ne sono ancora, di mettere in atto, diciamo, dei correttivi per evitare che magari dopo mesi, dalla fine delle cure, ritorna la malattia. Quindi la personalizzazione è il primo passo verso l'umanizzazione della ricerca scientifica. Poi però in ematologia, un po' per quello che ti ringrazio, mi dicevi, abbiamo proprio cercato anche di umanizzarle le cure. E una cosa a cui tengo molto, per esempio, è che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo una dietista che si occupa esclusivamente dei pazienti ricoverati in ematologia. Credo sia l'unico reparto in Italia di ematologia che abbia una dietista fissa, la quale, nel rapporto che ha col paziente sul suo stato di nutrizione, sul suo benessere, la sua muscolatura, l'alimentazione, fa sì che questa persona non si senta solo una malattia con addosso un uomo, ma si senta una persona, e quindi acquisti anche delle prospettive di speranza di vita, semplicemente sapendo che c'è qualcuno che si occupa non solo della sua leucemia, ma anche della sua persona. E da ultimo, questo solo nell'ultima estate, grazie, devo dire, al fatto che poi umanizzazione, e sarà l'ultima cosa che toccherò, vuol dire che tutti dobbiamo essere più umani, no? Non soltanto i dottori, non soltanto diciamo, le istituzioni, ma tutti noi. Grazie a un volontario speciale, che è un professore del liceo scientifico di Siena, che ha voluto donare il suo tempo libero per deliziare i nostri pazienti del The Hospital con dei mini concerti settimanali, noi abbiamo lanciato questa iniziativa che si chiama Ematologia in Musica, dove appunto per quell'ora che lui ci dedica abbiamo veramente visto i pazienti in The Hospital che fanno chemioterapie o trasfusioni o tutto quello che è il loro percorso terapeutico, trovare veramente un attimo di serenità che non avrebbero, diciamo, senza questo dono, che è poi il dono di una persona. Quindi personalizzare, cercare di umanizzare e all'ultimo direi partecipare tutti all'umanizzazione delle cure. E in ematologia tutti noi possiamo partecipare donando il sangue prima di tutto, e se siamo giovani, se siamo abbiamo meno di 40 anni e siamo sani, anche donare il midollo osseo, che è un modo di donare vita in vita. Quindi, diciamo, questa umanizzazione deve coinvolgere tutti, i medici, e i pazienti e soprattutto i cittadini, perché senza l'aiuto di tutti probabilmente non andiamo da nessuna parte. E abbiamo anche delle testimonianze. Allora, ci sono come l'AIL, l'associazione che ti sta alle costole, Franceschini, com'è questa prof? Prof, sta alle costole. Sta alle costole, ma perché noi, come volontari, ovviamente, eccetera, vogliamo che ci stia alle costole. Ma perché, no, ma gli state voi a sì, lei appunto, anche. Ma perché noi poi stiamo alle costole, quindi misuriamo la professoressa con tutto lo staff, dai medici che ovviamente l'aiutano nel poter umanizzare ovviamente le terapie nei malati, ma nello stesso tempo gli infermieri e il reparto, perché credo che in realtà chi viene colpito dalla malattia, in questo caso delle leucemie, varie leucemie, oltre il problema suo, al problema della famiglia, perché il problema è ovviamente la famiglia quando si accorge che un componente della famiglia è malato. A quel punto ci sono delle reazioni più particolari, aiuto, che succede, chissà che succederà, eccetera. È chiaro che se nella professoressa, che ovviamente cura queste, tutto lo staff cura queste malattie e lo umanizza, eccetera, rende tutti responsabili per dare un aiuto,
per rendere il malato una persona, come diceva prima, e quindi affrontare le terapie in maniera positiva e non negativa, perché sappiamo benissimo, io tra l'altro diciamo che sono stato colpito a suo tempo dalla malattia, e quando appunto mi dissero che il malato era importante nella cura, prendere la malattia in una certa maniera, io mi permisi di dire: va bene, il mio problema l'ho risolto, però credo di essere un comune mortale, scusate, mi sto cagando addosso, però non ho risultati, non credo di essere più bravo di nessuno. Benissimo, tutti mi dissero: vai avanti che vedrai, avrai risultati. E così oggi, dopo 23 anni che ovviamente mi stanno seguendo, io sono diventato un volontario, sono presidente dell'AI eccetera, quindi sto dietro a quello che è il fabbisogno della professoressa, dalla ricerca che è fondamentale, e dalla raccolta fondi. E dalla raccolta fondi, che è fondamentale. C'è anche Katia Landi dell'Associazione Toscana. No, non c'è Katia, però c'è. Chi abbiamo di ospiti tuoi? Te, ecco, sì, Elisabetta. Allora, leucemia è trapiantata. Elisabetta Lorenzatto, ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? Buonasera a tutti. Io mi sono ammalata nel marzo 2017 e sono stata salvata in tutti i modi in cui si può salvare una persona, non solo dalla malattia, ma anche a livello di anima, di famiglia, perché il reparto di ematologia e trapianti è una famiglia, e quindi mi sono stati vicino, mi hanno aiutate. Io poi ho avuto la fortuna di avere un donatore, di trovare un donatore compatibile, e insomma ho festeggiato il mio 6° compleanno e spero magari forse un giorno di incontrarlo, ecco, sarebbe un grande sogno. E ci sono delle novità importanti per quanto riguarda quella che è la nostra giurisprudenza, no? Perché in questo incontro che ho fatto con tutti questi medici mi hanno insegnato un sacco di cose, mi hanno dato un sacco di spunti, perché ci potrebbero essere delle importanti novità che riguardano proprio il fatto di poter avere a che fare con i parenti di chi ha donato, o addirittura con il donatore in vita, perché sappiamo che non tutte le donazioni si possono fare in vita, vero dottore? Sì, devo dire che appunto è una cosa di cui io sono... Luca Luzzi. Sì, sono responsabile del trapianto di polmone a Siena insieme con la professoressa Vargagli, che è qui anche lei. E quello che appunto mi veniva da pensare dopo questi bellissimi interventi è proprio che l'umanizzazione è molto legata al dono. Abbiamo visto il dono del tempo, il dono della professionalità, il dono dell'ascolto, e è stato visto proprio come noi che lavoriamo nei centri trapianti siamo i custodi di questo dono, perché niente di tutto quello che avviene per i trapianti, nei trapianti anche di super tecnologico che noi facciamo a Siena, potrebbe essere possibile senza il dono. Il dono che è un dono assoluto, perché comunque la donazione di un organo da parte della famiglia, o comunque una donazione in vita delle cellule staminali del midollo, è una donazione verso assoluta, nel senso verso l'uomo. Non si sa chi riceverà questa cosa, è lo stesso chi dona gli organi nel caso di una morte cerebrale o una morte cardiaca. È chiaro che è stato introdotto un tema importante a livello del Centro Nazionale dei Trapianti proprio recentemente, che è il tema del contatto della famiglia dei donatori del donatore con alcuni dei pazienti che hanno ricevuto l'organo. Questo perché?
perché per cercare di superare un pochino quell'idea del dono assoluto, nel senso del dono che viene fatto senza sapere poi qual è stato il destino di questi organi, per dare una risposta al dolore chiaramente dei familiari che hanno perduto il familiare, il congiunto, e vedere dall'altra parte, appunto come è stato appena detto, un contatto anche di riconoscenza da parte di chi ha ricevuto nei confronti di chi, comunque della famiglia del donatore. Questa cosa da sempre è stata limitata dalla giurisprudenza, proprio perché la filiera del trapianto e della donazione deve essere una filiera completamente tracciabile e cristallina, perché è chiaro che questo tipo di contatto potrebbe innescare anche dei meccanismi negativi, anche di una riconoscenza o comunque delle dipendenze dal punto di vista psicologico di una parte rispetto all'altra. Quindi si sta parlando di questo, è chiaramente attualmente è tutto, diciamo, in sperimentazione, probabilmente ne parleremo anche la prossima settimana, che abbiamo il nostro congresso italiano della Società Italiana dei Trapianti d'Organo. Però quello che è un po' alla base di quello che è appunto l'umanizzazione, credo, come diceva la professoressa Bocchia, è proprio questo, il dono. Quindi il dono, e oggi noi ci interroghiamo, no, appunto attraverso questa revisione anche della legislatura, su che senso dare a questo dono, ma è sempre comunque qualcosa di gratuito. Però è incredibile come tutti voi facciate tutta una serie di riflessioni molto importanti. Allora, sentiamo Elena Bargagli, malattie rare polmonari, il ruolo dei sanitari e delle associazioni dei pazienti, che non vi stalkerizzano, quindi vi sono di aiuto queste associazioni dei pazienti. Sono fondamentali, ne abbiamo qui una rappresentanza. In realtà noi siamo fortunatissimi perché abbiamo almeno 4 associazioni pazienti di pazienti affetti da malattie rare. Alcuni, diciamo, inglobano al loro interno i pazienti trapiantati di polmone, quindi ne abbiamo una rappresentanza qui. Altri invece si occupano più squisitamente di una malattia rara. A Siena abbiamo uno dei più grandi centri di riferimento per la sarcoidosi, abbiamo qui il dottor Martone, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Sarcoidosi, e in più abbiamo altri tipi di patologie rare che rientrano in un grosso capitolo delle interstiziopatie, che anche loro hanno costituito delle associazioni pazienti. A me non è facile, no? Non è facile, perché entriamo in un ambito di malattie orfane di cura, quindi così come in ambito oncologico, con tutto il dolore e la fatica di una famiglia, di un paziente, no? Che si trova a affrontare una cosa di difficile gestione con una prognosi infausta, qui abbiamo addirittura patologie dove non c'è una terapia. Ed è per questo che sono molto contenta che il contenitore di questo dibattito sia la nostra università, e sono molto grata a Chiara e al nostro rettore per averlo organizzato, perché in realtà l'umanizzazione delle cure parte proprio nei nostri laboratori. Lo scopo che hanno i nostri giovani, che oggi in parte sono stati premiati, hanno avuto il dottorato, che in parte sono stati finanziati dalle nostre associazioni, è quello di trovare quella medicina che cambierà la vita a quella persona. Il nostro è uno dei più grandi centri in Italia per le sperimentazioni cliniche, perché non ci rassegniamo a parlare ai nostri pazienti senza avere una soluzione alle loro malattie, e quindi qualsiasi molecola nuova la vogliamo a Siena, perché deve essere l'occasione per cambiare la vita di quel paziente, della sua famiglia, dei suoi figli e di molte malattie che a volte, ahimè, sono anche ereditarie e quindi sono una condanna per tutta la successiva progenie di quel paziente. L'umanizzazione delle cure in realtà per noi parte appunto dalla ricerca, arriva nella didattica, perché ci ostiniamo nei nostri piani didattici a insegnare ai ragazzi le malattie rare, perché c'è un'ignoranza purtroppo, ahimè, in ambito di malattie rare, che parte proprio dalla nostra incapacità come docenti di trasmettere l'importanza di una malattia che è meno comune dell'asma, dell'enfisema, della bronchite cronica. I nostri studenti devono conoscere queste malattie, perché vengono nel nostro Ateneo, che è un Ateneo d'eccellenza
per queste malattie rare. Quindi nel nostro esame, quando un ragazzo dice questa è una malattia rara, non l'ho studiata, automaticamente viene bloccato, perché invece è fondamentale che non ci sia ignoranza a partire dalle future generazioni di medici. Ma poi l'umanizzazione delle cure arriva anche non solo al paziente, alla famiglia, ma anche al medico, perché questi sono pazienti che si fidelizzano a noi, perché non hanno altri centri di riferimento, e quindi te invecchi e cresci con famiglie che sono la più bella soddisfazione, perché la mattina arrivano e ti presentano la foto del nipote, ti fanno vedere quello che hanno fatto nel corso dell'anno in cui non sono venuti, e ti rendi conto che la loro partecipazione attiva, il discorso che diceva prima il paziente, ha non soltanto la loro storia, ma la storia del paziente di Cagliari che ha preso un aereo per venire a Siena a essere curato e non ha i soldi per pagare l'albergo e viene ospitato dall'associazione pazienti gratuitamente. Di questo devo ringraziare l'associazione trapiantati di polmone e cardiotrapiantati, la Misericordia di Siena, che ha messo a disposizione degli appartamenti per ospitare le nostre famiglie e i familiari e i pazienti stessi. Questo è un atto bellissimo, un impegno economico grande, se non ci fossero tante donazioni non sarebbe possibile. La loro partecipazione estrema, tanto che ormai ne abbiamo fatto una bandiera, e a livello europeo noi siamo all'interno del network europeo delle malattie rare e siamo riusciti a dimostrare a livello proprio europeo di come la partecipazione diretta ai percorsi di cura, Siena è stato il primo centro ad avere un PDTA regionale per le malattie rare, e la partecipazione del paziente non solo al percorso di cura assistenziale, ma le pubblicazioni alla ricerca ci ha reso probabilmente visibili a livello europeo, e noi siamo usciti con Filippo da poco da una battaglia in Germania per cui avremo un network europeo solo per la sarcoidosi. Questa è una delle più belle soddisfazioni che ci siamo presi, vero Filippo? Okay. Allora, noi abbiamo una paziente, eh? Una paziente anche medico. Buonasera. Che è anche un medico, tra l'altro, quindi può dire, cioè di solito i medici sono dei pazienti terrificanti. Terribile. Mi dicono. Buonasera, io. Come medico sei stata un buon paziente. Sono stata un buon paziente. Sei stata. Ok, bene. Allora. Io sono stata trapiantata l'anno scorso dal professor Luzzi e dall'equipe del centro trapianti per una fibrosi cistica. E diciamo che descrivere la malattia e il percorso che ha portato al trapianto non è mai semplice, perché è un'esperienza estremamente intima e di trasformazione, di cambiamento, che insomma è difficile descrivere a parole. Però sicuramente la malattia cronica degenerativa va a rompere molti equilibri, sia a livello personale che familiare e anche sociale, perché comunque siamo in una società dove si punta tutto sull'autonomia, sull'autosufficienza, e quindi il bisogno di assistenza può diventare un motivo di emarginazione o comunque di esclusione da alcune relazioni sociali anche. E i due aspetti che diciamo mi hanno aiutato a superare questa, che insomma ad oggi considero la sfida più grande della mia vita al momento, sono stati sicuramente la riconoscenza e il profondo rispetto per il gesto della donazione, che è stato fatto da una famiglia appunto che non ha idea, già non mi conosce, non ha idea di dove sia finito l'organo donato, e che comunque ha deciso di fare questo gesto di estrema generosità. E dall'altro lato soprattutto la relazione di profonda fiducia che si è creata con i colleghi medici e con tutti gli operatori sanitari del centro. E diciamo, io ho trovato delle persone veramente aperte all'accoglienza, all'ascolto e alla comprensione di un disagio non solo fisico ma anche psicologico che io stavo affrontando. E la cosa diciamo che mi ha colpito particolarmente è stato che non soltanto loro erano lì per me, ma erano lì con me, cioè l'impressione mia è stata proprio di essere accompagnata, di combattere insieme contro quella che era la mia battaglia alla fine. E quindi insomma credo che questa condivisione di esperienze poi comunque si è tradotta anche
in un percorso di cura condiviso, comunque gli obiettivi sono stati pianificati insieme, quindi io mi sono sentita coinvolta anche nelle decisioni che venivano prese sulla mia salute. E quindi insomma si è creato un legame che va ben oltre il rapporto medico-paziente, credo che sia un legame di profonda amicizia, affetto, che mi auguro durerà per sempre. Sentiamo anche le associazioni. Quindi avete fatto una battaglia anche in Germania. Sì, il tema delle malattie rare è quello che la professoressa Bargagli ci ha raccontato e che io come studente odontoiatra ho vissuto, perché quando arrivi alla fine del capitolo ci sono le malattie rare, oh, passi la pagina dopo e dici tanto chi me le chiede questa? E la cosa, poi sono passato dall'altra parte della barricata e sono diventato insegnante e con i colleghi ho vissuto lo stesso tema, perché il collega stimolato diceva ma perché gliela devo chiedere sto poveretto, questa cosa non la vedrà mai, e questa è la radice dell'ignoranza assolutamente obiqua sulle malattie rare nel corpo medico di cui faccio parte anch'io, per cui il tema è stato quello di creare prima di tutto la cognizione del fatto che tutti i malati di malattie rare sappiano che ce ne sono degli altri e condividere con i colleghi medici tutto quello che è il vissuto del malato in maniera tale che si crei un sodalizio, che è quello che abbiamo già sentito alla fine, perché si vive una vita assieme e l'unico modo di viverla proficuamente tutti è quella di condividere quelli che sono gli ostacoli da superare e fare forza gli uni sugli altri per farlo. I cittadini ammalati di una malattia sono i committenti dello Stato, sono coloro che danno l'impegno allo Stato e i denari allo Stato per risolvere loro dei problemi. Quindi sono coloro che possono andare dallo Stato e dire caro Stato, io ti ho dato i miei soldini e ti ho dato i miei voti, i problemi non me li hai risolti, perché non me li risolvi? Facciamo per esempio come ci suggeriscono il professore, la professoressa, perché quella è una soluzione, quindi i cittadini possono risolvere dei problemi ai loro medici se si danno da fare e evidentemente i medici messi nelle buone condizioni possono fare lo stesso per. Quindi questo è un po' il tema della nostra esperienza quotidiana che ci ha portato a vincere qualche battaglia qui e là. Bravi. Poi farò fare la chiusura al nostro storico, perché qui stiamo raccogliendo tutta una serie di testimonianze, di cose che dicono poi questi medici. Io non sono anzianissima, però ho il ricordo perfetto di 20-30 anni fa della nostra università e del nostro ospedale, dei nostri medici. Quindi cioè, il cambiamento è epocale, secondo me. È veramente un cambiamento epocale quello che tutti quanti si stanno sforzando di mettere in atto. Ovviamente non tutti lo fanno, perché poi non è che è obbligatorio, mentre dovrebbe esserlo, perché dovrebbe proprio l'università, proprio la sanità pubblica mettere come regola e come diktat quello dell'umanizzazione delle cure e di questo coinvolgimento di tutti, perché in questo modo si riesce anche a fare di più e a sollevare anche i medici da tutta una serie di cose che poi li distraggono da quello che è la cura vera e propria, no? Quindi anche attraverso il supporto e l'aiuto di tutte le associazioni di volontari che hanno un ruolo fondamentale. E qui entra in gioco la psicologia, anche questa è una scienza molto giovane, no? Perché non gli davamo una grande importanza. Cioè, io credo che dopo il Covid abbia assunto la psicologia, che non è una branca medica, è una cosa diversa, che la psiche, la cura della psicologia e l'attenzione cominci finalmente, purtroppo attraversando questa guerra della pandemia, abbia fatto comunque aprire gli occhi a molti, no? Perché su, via, allora, basta queste storie, vero o no? Molto vero.
diciamo che... Però voi state facendo tra l'altro un lavoro ganzissimo, mi permetto di dire, e ho aspettato proprio per far parlare te, perché volevo che tu sentissi tutti loro, questi poveri medici, perché alla fine mi viene in mente di creare un comitato per il supporto dei medici, o no? C'è già. C'è già. Abbiamo un supporto psicologico. Avete un bel supporto. Prendetelo al microfono se volete interagire. Allora, raccontaci tutto. Allora, io intanto sono una psicologa... Ilaria Bertolucci. Sì, sono una psicologa specializzata in psicoterapia e sto collaborando presso l'unità di psicologia dell'azienda ospedaliera universitaria senese. In particolar modo sto collaborando con il professor Pozza, che purtroppo non è potuto essere presente, e la dottoressa Basile, che è responsabile dell'unità di psicologia. Inoltre devo anche ringraziare la dottoressa Bocchia, che è responsabile dell'unità di ematologia, perché siamo a stretto supporto nella collaborazione per implementare un progetto psicologico e efficientare quello che è l'intervento rivolto ai pazienti con leucemia mieloide acuta. In questo senso, quindi, l'umanizzazione delle cure è una risultante di un'implementazione con la realtà virtuale, il progetto VirtualAM, di cui a breve vi parlo, e quindi cerchiamo di arricchire in qualche maniera la vita del paziente ospedalizzato. Attualmente il servizio psicologico è un servizio che si attua fin dalle prime fasi della diagnosi e tendenzialmente a cadenza settimanale. Il primo bersaglio dell'intervento è quello di creare un rapporto di fiducia con il paziente, in modo tale che si apri totalmente e racconti liberamente tutte quelle che possono essere le preoccupazioni. Quindi il primo target è quello di validare il vissuto emotivo, a prescindere da quelli che possono essere i contenuti. Dopodiché andiamo a lavorare insieme per l'accettazione e l'elaborazione di quella che è la diagnosi, perché è una diagnosi difficile da accettare. Quindi in prima istanza i primi step possono essere molto dolorosi, si va per delle fasi che possono essere di negazione, di rabbia, di tristezza, prima di arrivare a un'accettazione. In seconda istanza cerchiamo gradualmente di rendere consapevole il paziente di quelle che sono le idee erronee e tutti quelli che sono i comportamenti maladattivi che possono inficiare il percorso di cura. In particolar modo ci sono delle idee come, ad esempio, ce la devo fare da solo, non mi posso lamentare, che possono portare anche a un sottoriportare la sintomatologia e quindi conseguentemente il paziente ricoverato non ha poi le cure adeguate. Un altro aspetto molto importante è quello di riconnettere il paziente con i propri valori, che in questa fase vengono meno purtroppo, e quindi ricreare assieme, ricondividere assieme dei nuovi ruoli di vita e delle nuove progettualità che sono molto importanti per il percorso che sta vivendo il paziente in quel momento. Infine cerchiamo anche di far leva su quelli che sono i fattori protettivi del paziente, quindi andiamo a vedere assieme se nel corso della sua vita ha affrontato già delle situazioni particolarmente stressanti e quindi ha messo in atto delle strategie che possono tornarci utili anche in questa fase. Ci sono però anche dei fattori protettivi da non sottovalutare, che sono esterni, e in questo senso sono fondamentali la presenza dei propri cari, quindi la vicinanza emotiva. Il progetto VirtualAM aggiunge a tutto questo un'implementazione con la realtà virtuale, quindi diciamo che aggiunge a questo percorso la possibilità di utilizzare un visore che, mentre il paziente è ospedalizzato e quindi si trova in uno stato di semi-isolamento e di povertà sensoriale, di arricchire appunto la percezione del paziente con degli stimoli visivi e uditivi di contenuto naturalistico. Immaginatevi delle spiagge, dei campi, dei prati, quindi delle immagini che sono molto rilassanti e che hanno delle evidenze in letteratura. Ci sono questi risultati che evidenziano un abbassamento significativo di quelli che sono i sintomi depressivi, ansiosi, e sicuramente hanno un impatto benefico anche sui disturbi del sonno. Tutto questo è mediato da un meccanismo che fa sì che l'attenzione si sposti dai sintomi psicologici negativi agli stimoli rilassanti che il visore propone. Quindi è un meccanismo molto semplice ma efficace.
Inoltre questo tipo di trattamento ha una natura di ha un indirizzo cognitivo comportamentale e ha utilizza dei principi mindfulness, quindi del qui ed ora. E in letteratura è evidenziato come questo tipo di trattamento, come questo tipo di psicologia fa sì che ci sia anche un'importante risposta nel migliorare la risposta immunitaria. Quindi oltre a tutte le evidenze dal punto di vista psicologico abbiamo anche tutta una serie di evidenze proprio pratiche che possono aiutare molto da vicino anche i medici. Proprio parlando dei medici, questo progetto si apre e vuole rivolgersi anche a loro, proprio perché i medici sono delle figure necessarie, ma appunto c'è anche la natura umana, no? Quindi si trovano quotidianamente di fronte a dei vissuti emotivi pesanti, che possono suscitare anche un impatto negativo su quello che è la salute mentale e fisica del medico, e quindi poi non è neanche poi in grado di aiutare come sa fare. Quindi fondamentalmente il progetto Virtual AM si prefigge anche di aiutare i medici a preventivare quello che può essere una situazione di burnout, gestendo lo stress lavoro correlato e della compassion fatigue, che appunto sono concetti purtroppo ancora oggi poco nominati, poco attenzionati. No, ma infatti quello che vorrei fare un ultimo giro, se Chiara ce lo permette, non so se c'è, Chiara Mocenni se n'è andata, va bene, che ore sono? Ci abbiamo ancora, quindi ancora qualche minuto potete restare. Allora vorrei fare un ultimo giro prima di fare poi le conclusioni, oppure facciamo dacci tu un'idea rispetto, tu sei storico, no? Nella mia vita ho studiato anche medicina da tantissimi anni fa, perché e comunque hai sentito tutta una serie di testimonianze di chi è coinvolto come paziente cittadino, di chi invece è in trincea ogni giorno, di questo grande entusiasmo e questa grande voglia di andare avanti, di ricercare sempre di più, ma di farlo nella maniera più equilibrata possibile, e questa entrata della psicologia, del supporto, certo, psicologico, che finalmente trova la sua strada per andare ad abbracciare un po' tutti e fare un po' da... Assolutamente. Allora, io mi diverto a disegnare tutti, mentre, no? Mentre ascolto. E quindi grazie per... Davide per sì, grazie per questo intervento quasi conclusivo. Riprendo alcuni pensieri. Sicuramente stiamo vivendo un cambiamento epocale, dicevi. Beh, da qualche decennio che stiamo vivendo un cambiamento notevolissimo nel rapporto medico-paziente, perché noi abbiamo vissuto dagli anni 70 in poi un rapporto basato molto sulle evidenze, sulle evidenze, di conseguenza ci siamo appoggiati molto alla tecnologia, tralasciando un pochino il rapporto con il paziente. Stiamo recuperando questo rapporto, quindi è un momento di cambiamento. Personalizzare la cura, diceva la professoressa Bocchia, certo. Perché? Perché l'esperienza della malattia è qualcosa di personale. Due persone davanti alla stessa diagnosi reagiscono in maniera completamente diversa, perché c'è un vissuto, c'è una storia, c'è un carattere. Quindi questo è fondamentale. Quindi essere malato ha a che fare con il sentire più intimo della persona. Questo un medico non può non tenerne conto. L'esperienza della malattia si colloca proprio per questo, al di fuori, oltre i limiti delle bioscienze, e questo ci mette in crisi, perché fino a quando siamo nel nostro campo sappiamo fare, oltre no. Dobbiamo quindi essere bravi per curare in modo tale da curare il paziente, ma soprattutto da prenderci cura del paziente, che è una cosa diversa, completamente diversa, a meno che non intendiamo solamente curare la malattia. No, abbiamo un paziente di fronte, dobbiamo portarlo dalla nostra parte per farlo collaborare. Il padre della medicina moderna, William Osler, a cavallo tra l'8 e il 900 scriveva: dovremmo considerare il paziente come un partner nella propria salute e assistenza sanitaria. Cioè
è parte del nostro progetto di cura, ok? E quindi è necessaria una rivoluzione nell'approccio con il paziente. E qui una domanda che mi pongo: ma siamo capaci di farlo? Siamo preparati? Abbiamo gli strumenti? Ma soprattutto, io insegno storia della medicina, etica, stiamo facendo il possibile per insegnare a quelli che saranno i futuri medici, i futuri professionisti sanitari, come approcciarsi in maniera proficua al paziente, avendo rispetto del paziente, delle sue idee, delle sue scelte? Secondo me c'è molto da fare, è quello che tento, insieme ad altri storici della medicina, tentiamo di fare, soprattutto a livello di didattica, inserendo e tentando di inserire nei curricula medici discipline che nella nostra strana concezione del sapere, da una parte quello scientifico e da una parte umanistico, bene, la psicologia è dalla parte sbagliata per il medico, così come la comunicazione. Ma come facciamo a dire a un paziente che ha una malattia grave, che ha bisogno, se non abbiamo gli strumenti? Certo, sta molto al carattere della persona, alle capacità personali, ma abbiamo anche degli strumenti. Perché non riusciamo a inserirli nei curricula medici? Io quest'anno ho fatto un'esperienza, secondo me bellissima, ma che ci ha fatto riflettere tantissimo. Un corso a scelta, normalissimo, di quelli per gli studenti di medicina e professioni sanitarie sull'etica di fine vita. Insomma, un argomento tosto, perché non è qualcosa di semplice parlare del rapporto del paziente nel fine vita. E in questo mi sono venuto in aiuto, e c'è Antonia Loiacono, che ti prego poi di sentire, perché sono stati, ecco, si sono iscritti in più di 400 ragazzi. Quindi è un argomento che è molto sentito e molto assolutamente dibattuto, sentito. Perché ormai questo è un argomento che non è più un tabù, ma che comunque la società vuole conoscere. Assolutamente. No? Con il testamento biologico abbiamo fatto un grande salto di qualità per prendere coscienza di qualcosa di cui non volevamo parlare, no? Perché ci fa paura, sì, e quindi non ne vogliamo parlare. Forse non siamo neppure pronti, non sappiamo come parlarne. Ecco, allora, c'è una generazione che oramai sta quasi andando in pensione, per cui ora non, ma scomodiamoci per quelli che verranno, i ragazzi che verranno. Ecco, allora, perché io mi dedico tantissimo alle medical humanities, inserire degli approcci umanistici nei curricula medici. Allora sentiamolo, perché all'interno della nostra chiacchierata oggi di Bright, dove c'è questo grande fervore, questa grande voglia di crescere, di sperimentare, di fare, di essere migliori. Allora, tu rappresenti l'unità funzionale di cure palliative della ASL Sud-Est. Noi lavoriamo sul territorio, siamo chiaramente un gruppo di medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi. Da noi la figura dello psicologo è importante già ormai da 20 anni, perché riteniamo sia fondamentale nel percorso che noi facciamo. Noi più che curare il paziente ci prendiamo cura del paziente, perché il paziente arriva in cure palliative già in una fase, diciamo, avanzata di malattia, anche se stiamo tracciando un percorso all'interno dell'azienda ospedaliera, che è il nostro punto, l'ospedale di riferimento, stiamo tracciando un percorso dove vogliamo un pochino anticipare, insieme con gli oncologi, ma insieme anche con altre discipline, cercando di anticipare quella che è la presa in carico del paziente in cure palliative, non nelle fasi terminali di vita, ma un pochino, diciamo, prima. Che è un argomento molto importante, perché poi uno degli argomenti più importanti è l'accesso a questi, è vero, percorsi. È vero. Il dramma vero è, non è che mancano, no? Perché anche tutta la rete dell'azienda Toscana Sud-Est è incredibilmente, certo, ricca di offerta di qualsiasi, sì, cosa, così come la nostra università. Il problema è l'accesso, come arrivare
a poter usufruire di tutto questo, e quindi sull'accesso bisognerà lavorare, se ne parla già. Certo, anche perché finora era il medico di medicina generale che, spinto dagli specialisti, a sollecitare appunto la presa in carico delle cure palliative. Stiamo lavorando e credo che verrà attuato anche a breve l'accesso diretto su segnalazione direttamente degli specialisti, perché a volte questo scalino rappresenta, perché il paziente appunto non capisce il momento in cui deve portare la lettera di dimissioni, deve parlare con lo... e soprattutto c'è un'enorme difficoltà, come diceva Davide prima, nella comunicazione del paziente, perché tutti i nostri pazienti conoscono la loro diagnosi, ma tanti dei nostri pazienti non conoscono la prognosi. Quindi molto spesso noi ci troviamo di fronte, ecco perché abbiamo bisogno della comunicazione. Noi facciamo continuamente corsi sulla comunicazione, siamo forse una delle discipline che si avvale della comunicazione come il punto cardine, e lo vedo anche nei reparti ospedalieri dove vado spessissimo, soprattutto nelle medicine, che manca proprio questo fattore di comunicazione della prognosi del paziente. Abbiamo un tracciato ben preciso che riguarda... Sì, che riguarda le dimissioni dall'ospedale verso il territorio. Questo già abbiamo una centrale che dovrebbe funzionare e coordinare in questo senso, però ecco, quello che manca e quello che vogliamo costruire all'interno dell'ospedale, penso sarà prossimi gli incontri che faremo, è quello proprio di cercare di chiudere un po' le maglie di questa rete, perché la rete di cure palliative c'è su tutta la provincia. Siamo gruppi, quindi su Siena, noi operiamo su tutti i territori, fino a Montalcino, fino a Castellina, Gaiole, Rabbe, certo, eccetera. No, c'è dappertutto. Sì. Ecco, c'è dappertutto, però quello che manca è, prima di tutto, la conoscenza, perché tanti non sanno cosa sono le cure palliative. E poi soprattutto ecco, le possibilità di accesso, quindi noi operiamo anche noi con delle associazioni per cui garantiamo alcuni servizi che sono importanti, anche Monica collabora per esempio con l'Aquavio per le trasfusioni a domicilio per i pazienti ematologici, abbiamo delle associazioni per esempio di raccolta fondi dove noi ci serviamo soprattutto per fare questi corsi, perché questi corsi costano, invitiamo persone diciamo a livello nazionale, anche noi facciamo ricerca, perché noi diciamo le cure palliative hanno anche questo un servizio importantissimo, sia dal punto di vista della ricerca su quelle che sono soprattutto diciamo non tanto perché i sintomi, le cure palliative diciamolo portano le persone fino all'ultimo respiro, e quindi non è una cosa semplice né facile. Allora, come ci vogliamo organizzare? Volevi dire qualcosa? Era solo un ringraziamento. Noi abbiamo parlato di malattie rare in generale, ma la SLA è l'attività che stiamo facendo grazie a loro e con loro ogni giorno nel nostro reparto, che si occupa anche di questi malati specialissimi. Per noi è davvero un'azione che ci spinge, ci invita avere una sinergia col territorio e con le cure palliative sempre più forte. La paura di questa palliazione nel malato è drammatica. Superare un problema culturale quando parli di fine vita è una cosa difficilissima. Quindi che ben vengano gli insegnamenti ai no, futuri guarda medici, che è veramente questo è il target di questo incontro. Incredibile, no? Che ti dà il segnale della crescita che c'è, della presa di coscienza dell'importanza delle cose. 400 ragazzi che si iscrivono, c'era una materia scelta, quale mi iscrivo? Il fine vita. Percepiscono un gap anche nella nostra formazione, c'è bisogno di questo, hanno bisogno di avere informazioni, non conoscono il problema. Quindi cosa possiamo dire alla fine di questa nostra piccola chiacchierata, che speriamo poi attraverso la televisione venga seguita anche da altri? Allora, cosa viene fuori? Oltre a questa grande capacità formazione, tutti voi siete degli specialisti, tutti in prima linea, di là ci sono tutti i volontari, tutti quelli che testimoniano qual è questo lavoro,
cos'è che ci manca? Ci manca dello zucchero, che ci manca? Ma senta, ci manca il fatto che manca la coscienza, perché siamo tutti bravi a fare i funzionari, noi parlo in generale i medici e gli infermieri, poco a usare la mente per approcciare il paziente uno per uno, approcciare il paziente umanamente e andare a ricercare quelle che sono le basi dell'approccio, perché quando si parla poi di, appunto, mi complimentavo per il corso che ha fatto il professore, perché quando si parla dell'approccio al paziente si improvvisa dal punto di vista etico, gli studenti non hanno un punto di riferimento. Io sono nel comitato regionale di bioetica e nel comitato ci si mette le mani nei capelli per vedere come i medici rispondono in maniera improvvisata, dal punto, buona, cioè con buonissima volontà, ma improvvisando dal punto di vista bioetico, senza basi filosofiche, senza basi giuridiche, cioè andandole a ricercare. Quindi molta più coscienza e molta più umanità, che qui abbiamo visto già hanno dei buoni semi. Prof? Sono d'accordo su tutto, vorrei lanciare una cosa ancora un po' diversa, no? Forse abbiamo detto troppo tante volte il paziente al centro, magari lo stiamo un po' soffocando. Io direi il paziente a fianco, perché se siamo a fianco di loro siamo veramente un sostegno. Ovvio, stando a fianco poi ci si prende anche cura, ma forse metterlo troppo al centro in certe situazioni, come è stato preso anche, no, forse non è giusto. Il paziente al nostro fianco. No, veramente questa cosa, Monica, è verissima, perché tante volte il paziente viene strumentalizzato, si mette al centro il paziente tante volte per raggiungere altri obiettivi. Il paziente a fianco, perché è anche una condizione di parità. Credo che sia questo. Sì, questa condizione di parità deve caratterizzare il lavoro dei medici, dei professionisti sanitari e così via, perché per troppo tempo il paziente è stato in posizione diversa, spesso in basso rispetto al medico. A me piaceva lasciarvi poi la parola alla collega con una frase che a me piace ricordare continuamente, che un grande studioso Cerri nella formazione di medicina all'Università di Toronto, Arnold Kumagai, scrive nel suo sito, sulla pagina del suo sito: siamo impegnati a educare i futuri medici a perseguire l'eccellenza, e questo mi sembra giusto, è un'università, ma quello che viene dopo mi piace. Perseguire l'eccellenza non solo nelle scienze biomediche e cliniche, ma anche negli elementi umani della medicina. Trattare tutti con eccellenza, compassione, leggi e empatia, e giustizia. Guardate, sono, non ci dobbiamo inventare nulla, le basi, i principi base della legge 833 del 78, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. Non dimentichiamocelo mai, perché siamo un passettino avanti rispetto a tanti altri paesi. E non ci dimentichiamo dei più piccini, perché quello che ci ha detto il prof dei neonati e del dolore è raccapricciante, e quindi il paziente accanto, quando è adulto, parla, riesci anche a discuterci, andarci d'accordo, litigarci, ma con un bambino piccolo è veramente complicato, vero? Quindi sì, il paziente... anche perché dicevo prima con la collega che quello che succede nei primi mesi di vita poi uno se lo tira dietro per tutta la vita, quindi attenzione a trattarli bene sia in ospedale ma anche a casa, perché anche a casa si possono fare dei grossolani, enormi errori, mamme onnipresenti o mamme assenti, papà lo stesso, che possono rovinare poi tanti problemi per il resto della vita o fare la felicità del bambino, dipende. Allora, forse la nostra psicologa... No, vabbè, io sono... era un commento generale, perché certo, sono molto contenta che ci sia questa attenzione verso lo status psicologico del paziente, che ci siano molti medici che esprimano delle frasi come appunto voglio il paziente al mio fianco, e ci sia questo ragionamento appunto anche di non soffocare il paziente, perché già da sé vive un'emozione, un vissuto emotivo molto importante. Quindi questo, cioè i medici stanno
facendo sempre più delle collaborazioni a stretto giro con noi psicologi, e vedo un avanzamento, no, anche per il paziente su queste collaborazioni, quindi sono proprio contenta. Allora, io sono molto contenta perché comunque quando si fanno questi incontri si impara sempre qualcosa, e poi dobbiamo dare alla prof Bocchia, li facciamo fare i titoli dei giornali, perché il paziente accanto, secondo me, a livello di al fianco, a livello di comunicazione è bellissimo, rende veramente l'idea. E quello che ci auguriamo e che vorrei che tutti voi portaste avanti con forza è proprio che all'interno del percorso di formazione del medico ci sia anche una parte che gli permette poi di gestirsi e di gestire tutta una serie di situazioni, perché sapere solo fare il medico non basta più a questo punto, e quindi ci vuole più una standardizzazione della preparazione, o no? Questo credo. Anche quello è saper fare il medico, eh? Un buon medico sa rapportarsi con il paziente, chi non sa rapportarsi col paziente non è un buon medico, è un ottimo, è un'ottima persona che sa curare le malattie. Esatto, che è differente. È un po' diverso. Eh? E con questa frase bellissima io ringrazio tutti. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ringrazio Bright, l'università, Chiara Mocenni. E vorrei che Bright durasse una settimana, perché è divertentissimo, perché tutta la città è in fermento. Una cosa così che dura una settimana richiede una terapia per Chiara. Ma è bellissimo, perché tutta la città è in fermento, e anche nei prossimi giorni lo sarà, perché insomma non dura un giorno solo. È divertentissimo perché in giro per la città ci sono un sacco di bambini che sono affascinati da tutto quello che è il mondo della ricerca. Grazie a tutti.